Grazie. Allora, nuovo video. Per questo video ho pensato di farvi vedere, come avrete notato sicuramente, il contenuto della My Beauty Box di ottobre, che sono contentissima appunto di parlarvene perché se mi seguite già su Instagram avete notato che è in collaborazione niente poco di meno con Yves Rocher. Premetto che io non ho mai provato un granché di prodotti di questo marchio, solo una volta un balsamo labbra e devo dirvi che mi ero trovata molto molto bene, perché comunque non mi piace tantissimo comprare da rivenditrici eccetera, ma di solito mi rifornisco nel mio punto vendita più vicino o comunque quello che frequento maggiormente, ossia il negozio che si trova a Roma Termini. Questa volta infatti ho trovato la nuova linea che si chiama Elixir Jeunesse. La cosa che più mi ha colpito sicuramente di questa linea è la promessa che comunque questi cosmetici contengono siliconi petrolati o comunque ingredienti dannosi per la nostra pelle. Valore pagato da noi in confronto al valore dei prodotti che lo contengono è molto differente. Infatti, l'insieme di tutti i prodotti che vi farò vedere fra pochissimi secondi è di 55,62 euro a fronte dei 14 euro di spesa, che con vari codici sconto che sicuramente avete trovato in giro, tra l'altro vi lascio qui in sovraimpressione nell'info box anche il mio. Comunque, a prescindere da questo, il valore è 55,62 euro, mentre il prezzo che noi paghiamo è molto molto ma molto più basso. E devo dirvi che sono tutti prodotti di skincare, prodotti di trattamento per il viso che io non vedevo l'ora di provare. E il nome della box, come potete vedere, è Momenti Detox. Qui ne abbiamo totalmente 4, ma in realtà la linea Elixir Jeunesse è composta, come vedete, da 6 prodotti totalmente. Ma sinceramente la cosa che più mi preme parlarvi è l'INCI o comunque gli ingredienti che compongono ognuno di questi prodotti, che come vedete sono impacchettati. Infatti ho deciso ancora di non provarli, anche perché mi sono arrivati proprio ieri. Abbiamo in primis l'Elixir Jeunesse trattamento riparatore skincare, riparazione più antinquinamento per tutti i tipi di pelle, e questa come vedete è una crema notte. Tutta la linea ha questo packaging esterno completamente verde, formula contenente più del 91% di ingredienti di origine naturale, il vasetto è in vetro riciclabile, il cartone è proveniente da foreste gestite responsabilmente, è senza oli minerali, siliconi, coloranti e parabeni. Ragazze, l'INCI posso dirvi che è ottimo, ha il gel d'aloe vera e la glicerina, la confezione contiene 50 ml di prodotto e ha un PAO 6 mesi dall'apertura. Questo è il barattolino all'interno, c'è il simbolo qui sopra di Verrocher e sentiamo un attimo la profumazione. Sa molto di glicerina, sente che c'è comunque una buona percentuale di gel d'aloe vera. Sono molto contenta perché questo comunque è uno dei prodotti che ha l'INCI ottimo. Il secondo prodotto di cui vi parlo è poi questo qui, ossia l'antinquinamento più detox acqua micellare detergente con estratto super concentrato di Afloia, ed è adatto sia al viso che naturalmente agli occhi. Deduco che sia un prodotto ottimo appunto per struccarci. Allora, la formula è composta al 93% di ingredienti di origine naturale, il flacone è in PET riciclato e non ha oli minerali, siliconi, coloranti e parabeni. Però ragazze, leggendo l'INCI vi dico che tra le prime posizioni ho trovato un PEG 7. Non so cosa dirvi, pure io sono un pochettino così, che comunque è un prodotto a risciacquo, che alla fine si potrebbe anche utilizzare. Un PEG 7 è davvero molto molto basso, quindi non è neanche un granché nocivo per la nostra pelle. Comunque, magari ragazze, io vedrò di provare ad utilizzarlo. La confezione contiene 200 ml di prodotto e ha un PAO sempre di 6 mesi. La confezione è molto pratica e si apre, vedete così, c'è infatti un dispenser. La profumazione mi sente tantissimo, ma comunque sto percependo che è molto simile a quella della crema viso di cui vi ho parlato prima. Ho trovato poi la riparazione più antinquinamento, trattamento ristrutturante giorno, quindi alla fine questa è una crema da giorno
per pelli normali e nude. La confezione naturalmente contiene 30 ml, è l'unico prodotto in travel size e ha un PAO di 6 mesi. E anche questa devo dirvi che ha un inci ottimo e molto molto simile a quello della crema notte. Sentiamo la profumazione e sentiamo anche la consistenza. La profumazione è identica a quella dell'altra crema viso e la consistenza, vedete, sembra quasi un gel, è molto molto leggera. Comunque anche questa sono tranquilla perché gli ingredienti sono ottimi e non vedo l'ora di provarla. Infine, l'ultimo prodotto che ho trovato nella box è questa più anti-inquinamento, maschera flash ossigenante all'estratto super concentrato da Floria. E ragazze, questa anche diciamo che ha un buon inci, nel senso che anche qui ho trovato un PEG 7 ed è molto molto più in bassa posizione rispetto all'acqua micellare. Sinceramente vado molto più tranquilla nel provarla. La confezione contiene 75 ml di prodotto e ha un PAO di 6 mesi e questo, come potete vedere, è il packaging interno e la colorazione, vedete, è più che altro bianca. Vediamo un attimo. E no, quando poi viene applicata sulla pelle rimane quasi bagnata trasparente. Bene ragazze, con questo è tutto, spero che questo video chiarimento sulla nuova linea Elixir Luminous di Verrochet vi sia piaciuto. Fatemi sapere se anche voi avete preso la box o se a prescindere da My Beauty Box avete provato questi prodotti, se vi siete trovati bene, quale state utilizzando con maggior piacere. Ricordatevi sempre di lasciarmi un bel pollice in più di supporto al video e di iscrivervi al canale e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Un bacione, ciao.